Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Allora, qui l'ho già praticamente finito perché sto girando dopo che ho dipinto, ma ora vi faccio vedere come sono arrivato fino a questo punto con un timelapse, quindi lo vedete da vicino. Non è ancora completato e ne parliamo sul recap finale dopo la sigla.
Cats, e quindi una lunga lunga sessione di pittura. Sono a un buon punto, finalmente posso dire che sono a un buon punto. Abbiamo fatto anche le corde intorno alla roccia, quindi adesso siamo arrivati a un punto. Avete visto che ho fatto la roccia sotto il piede, l'ho fatta bianca, perché ora appena si asciuga gli darò di contrast direttamente e farò un po' di roccia col contrast. Dopodiché dry brusherò leggermente, quindi uso un contrast nero e poi un dry brush grigio. E niente, alla fine il resto praticamente adesso volevo farvelo vedere con calma, perché penso che comincerò a fare tutta una serie di particolari, nonché il pavimento, e quindi vediamo un attimino. Allora, per la roccia con il contrast aspettiamo un attimo che si asciughi ben bene il bianco, altrimenti il contrast fa un pastone unico, e vediamo un pochino che cosa si può fare su questa miniatura. Allora, per esempio, guardavo... ora è stato un po' di particolari che la rendono viva, come attaccare del muschio da qualche parte, eccetera eccetera. Questo ragnetto dietro che si attacca a questa liana, la liana volevo farla un attimo con il vomit della Gristav Ward, il nuovo che mi è arrivato da poco, eccolo qua, ed è praticamente un effetto color vomito, che però è molto figo perché fa anche tipo appunto bava o cose di questo genere. Allora, come funziona? È una sorta di colore glossato, e la cosa importante da sapere su questa cosa, ovviamente è acrilico, ma non usavo per capire se c'era dentro qualcos'altro. Allora, vi faccio vedere. Rispetto ai colori normali, il vomit è una sorta di gloss, se guardate, ok? Gelloso, diciamo che c'ha del gel all'interno. Si potrebbe mettere un pigmento, non un colore, più adatto un pigmento marrone, rosso, verde, che mescolato fa tutta una serie di striature variopinte che lo fanno sembrare ancora più vomitevole. In questo caso io volevo semplicemente rivestire la liana come se l'avesse appena fatta con delle bave praticamente, quindi semplicemente coprirla in questo modo e vedere che effetto fa nel finale. Ovviamente qui c'è da dire che ora lo sto facendo per farvelo vedere, poi mi sa che mi toccherà rifarlo, perché quando vado a dare il matte varnish per poter appunto finalizzare la miniatura e saldare, diciamo, e fissare il colore, e tutte le parti che devono restare lucide diventano satinate ovviamente, quindi bisogna ridare il lucido dopo. Quindi se avete intenzione di dare il lucido su una miniatura, prima mettete il wet varnish e poi mettete appunto il lucido. Poi il vomit, per esempio, può essere appunto a penzoloni dalla bocca, quindi potrebbe essere per esempio qui e sotto i denti. E quindi vedete, mi fa questo effetto vivo che la rende proprio viva. Guardate che effettone che fa. I particolari sono la parte più bella e interessante della miniatura, perché vedete, quando cominciate a fare questa cosa qui rendete viva la miniatura giocando sui lucidi piuttosto che gli opachi, mettendo un ciuffetto da qualche parte. Stavo pensando di mettere all'interno per esempio di tutte queste queste sono proprio, vedete, delle specie di spore, mettere proprio il vomit all'interno delle spore, come se lui stesse perdendo sostanzialmente liquidi. È un Trogoth, quindi è il massimo dello schifo insieme a un troll, quindi più lo fate schifoso più avete vinto e nel vostro obiettivo, e quindi esagerate pure con gli effetti technical per rendere schifoso il vostro Trogoth. Guardate, per esempio qui esagero, qui esagero, non su tutte perché sennò diventa noioso, bisogna fare in modo che si muova e che l'occhio vada in giro a guardare dicendo ma guarda qui, ma guarda lì, guarda cosa hai fatto di qua, capito? Deve essere una cosa molto molto casuale, deve sembrare casuale. Certi sì, certi no. E voilà.
Adesso io direi che questa parte qui l'abbiamo fatta. Ok, ultimo tocco qui. Ok, e ovviamente il ragno più o meno fa le bave intorno, no? Quindi già quando lo muovete così diventa particolare. Poi ci sarebbe la bile, per esempio, che potremmo mettere dopo infine sul pavimento come se avesse perso bave. E vediamo perché c'è anche quell'effetto lì. Comunque già tra le altre era la prima volta che lo provavo il vomit. E devo dire, rende già bene, ma poi sono sicuro che dopo un po', quando si asciuga, fa questo effetto glossato che è bello. Eventualmente, se dovete mettere un wash perché lo volete ancora di più contrastare, usate un Agrax glossato che c'è in vendita, ovviamente, così lucidate ulteriormente. Vi ricordo, fatelo dopo che avete spruzzato eventualmente. Allora, e fin qua ci siamo. Allora, vediamo un po'. Direi che dobbiamo andare a guardare tutti quei particolari che ci sono sfuggiti, come per esempio delle lavature di Agrax sul retro qua. Vedete che guardate come cambia subito il pezzo e come contrasta. E niente, bisogna guardare la miniatura, girarla perché è molto grande, quindi è piena di particolari. È piena di situazioni all'interno proprio della miniatura, grande scultore tra le altre, e quindi bisogna un attimo interpretarla, capirla e vedere un pochino. Vedete, ora qua si asciugherà e sarà a posto. Magari un po' di Agrax qua sotto, visto che non lo sprechiamo, ce lo prendiamo qui e anche qui alla base, così sfuma un pochino. Voilà. E niente, ci sarebbe per esempio quel teschio che ho appena ricolorato durante il time lapse, eccolo qui. Gli diamo un altro po' di botta perché qua ho dovuto colorarlo e quindi qui gli diamo le ombre. Eccole qua. E la roccia l'abbiamo fatta, quindi è a posto. Direi che possiamo cominciare intanto a dare la mano di contrast nero sulla roccia del piede, in modo tale che poi possiamo cominciare a fare la pavimentazione. Allora, un bel contrast black Templar, eccolo qui. Diamogli una mescolata veloce e proviamo a vedere che salta fuori. Vediamo se voi vedete. Sì, perfetto. Che intanto controllo la telecamera. Allora, perfetto. Vediamo un po'. Il contrast nero ovviamente viene molto scuro, però lascia degli spigoli bianchi di roccia e a quel punto poi vado ad airbrushare con il grigio e siamo a posto. Ovviamente questa parte bassa non si vedrà, ma la passo lo stesso ora. Perché devo ovviamente drybrushare tutto, ma poi verrà abbastanza sommersa all'interno del technical che simula la pavimentazione. Ecco qui. E anche se andate a toccare un pochino il piede, dopo con i pigmenti magari fate una base, per cui non c'è nessun problema neanche lì. Allora, nel frattempo vi dico. Lo ripeterò poi magari nel recap, ma ho letto i commenti molto volentieri, vi ringrazio tantissimo dei feedback perché ho visto che cosa vi interessa e quindi faremo dei tutorial molto interessanti in questi giorni sulla preparazione delle miniature, per esempio. Non me ne ero reso conto, ma effettivamente anche guardando in rete vedo che pochissimi fanno vedere come si prepara una miniatura e quindi faremo un tutorial per le miniature di metallo. Anche se ce ne sono pochissime ormai in circolazione, faremo un tutorial ovviamente per la plastica e un tutorial per la resina e quindi useremo le colle adatte, vedremo come limare, vedremo come stuccare eventualmente, in modo tale che abbiate un'idea completa di come appunto preparare una miniatura prima del primer e quindi poi prima di essere colorata, no? E grazie davvero per avermelo chiesto perché non me ne ero reso conto, ma non sono stati fatti granché tutorial sotto questo aspetto, ma in realtà per chi inizia è veramente la manna perché pochi ci spiegano da che parte tagliare, pochi ci spiegano come limare, con quale lima limare cosa, eccetera, eccetera. Quindi insomma alla fine tornerà utile sicuramente. Allora avete visto, il nero sta già facendo il suo mestiere e sta già andando negli eccessi, quindi lasciando praticamente le parti alte. Lì dry brusheremo e avremo fatto la roccia.
A questo punto direi che possiamo prendere, vediamo un po', prendiamo un nuovo texture del Green Stuff. Facciamo un ground texture Dark Earth, che è questo, ok? Della Green Stuff, perché voglio provare, è arrivato ieri, e voglio vedere, voglio provare un pochino tutti i ground texture per capire un pochino come sono rispetto ai fantastici della GW, tipo il Battlemire, che ormai è per me un must have. Però sapete, Green Stuff ultimamente sta macinando bene su tutte quelle che sono i colori complementari. Ne parlavo anche oggi con Samuele di Arcadia, che saluto, ed effettivamente mi sono reso conto che ci sono moltissime situazioni dove è molto comodo avere Green Stuff sotto mano, perché ha delle alternative a GW, diciamo. Ecco, vedete, allora io semplicemente comincio esattamente come il Buttermilk di GW, e vediamo le differenze quando ovviamente asciugherà, quindi ci vorrà un pochino. E anche qui voglio vedere i tempi di asciugatura, perché devo dire la verità, il Buttermilk ci mette un bel po', cioè io li lascio una notte intera a riposare quando devo appunto farli, e quindi qui sarebbe bello vedere un tempo di asciugatura diverso, sarebbe veramente fantastico. Allora, intanto cominciamo a mettere. Non abbiate paura di toccare le cose, chiaramente non tento di non sommergere tutto, ma sommergo apposta per far sembrare tutto inserito in una realtà, quindi pazienza se mi parte l'occhio dello scheletro, vado in mezzo, pazienza se tocco la roccia, pazienza se tocco i funghi. Quindi non abbiate paura di sommergere la miniatura, perché in questo caso la fate veramente sembrare inserita, ed è un altro colpo all'occhio quando poi andate a vederla finita. Allora, qui dentro, poi dopo ovviamente sopra faremo i nostri colori, dry brush, metteremo i pigmenti, quindi sembrerà veramente una basetta naturale. È scolpita bene, perché questa c'ha i funghetti, tutte le sue cosine, quindi occorreva anche aggiungere poca roba a quanto hanno messo loro, e quindi questa è molto carino. Guardate che bella che è in questi passaggi qua con i funghi. Vediamo un po' se riesco a spingere un po' di materiale là sotto, se no giro, ok, andiamo a spingere là un pochino, voilà. Cercate di lasciare un po' di contrasti in altezza, quindi potete anche con la paletta andare su giù così dopo per texturizzare di più, in modo tale che abbiate una resa migliore del pavimento, che sembri più vero, più credibile, no? È buono il colore, tra le altre è diverso, la Dark Earth qui è diversa da quella GW, questo è un altro colpo a favore perché è un'alternativa, va benissimo. Qui spingiamo di nuovo il materiale, sporchiamo tranquillamente stalagmiti, stalattiti, piedi e quant'altro, piedoni a questo punto. E ragazzi, a questo punto accelero l'immagine, vado avanti a mettere ovunque la texture della Green Stuff, in modo tale che poi abbiamo fatto praticamente il pavimento, la pavimentazione, e ci vediamo fra un attimo. Ecco qua ragazzi, allora ho finito, sto già lavando lo strumento per poter mettere appunto il texture giù, che è ovviamente appunto, si chiama così, il texture della GW,
E andiamo avanti perché in realtà non è finita, cioè qui ce n'è da fare, da aggiungere particolari su particolari man mano che li vediamo e niente, fino a quando non siamo soddisfatti abbastanza di quello che stiamo facendo. Ovviamente ora ho la pavimentazione che si dovrà asciugare, quindi ci vorrà un attimino, però insomma ci siamo e già questo fa vedere anche la basetta da tantissimo perché è la cornice della miniatura. E quindi fa vedere moltissimo, no? Della, diciamo, della chiusura della miniatura. Ora ho visto che mi manca del grigio sulla roccia, ma a questo punto la roccia ovviamente la dry brusherò solo alla fine, quando andrò con i pigmenti e tutto, perché probabilmente coprirò alla grande. E vedo che il vomit si sta asciugando e rimane glossato, come dicevo, quindi anche intorno alla bocca. Ci siamo. Ci siamo. Allora, detto questo, per esempio, sono gli occhietti da fare, che adesso vedrò come fare in realtà ci starebbe una wash e potrebbe anche andare bene così. Vediamo un po' con l'Agrax che cosa riusciamo a fare su quegli occhi verdi. Allora, qui sugli occhi sotto, perché qui serve tantissima wash su questa figura rossa che ormai sembra praticamente uno squig. Ecco qui, mettiamo un bel po' di wash sui denti in modo tale che faccia contrasto e poi mettiamo un pochino gli occhi qua, vediamo un pochino cosa succede, a fare un po' di ombra. Vediamo un po'. Qui in questa fase, a parte appunto il gusto personale, si va proprio a sentimento, eh? Cioè quello che vi piace fare, quello che vi piacerebbe vedere. Vediamo un pochino adesso se tampono un po' col dito per levare l'eccesso. Ecco qua. E vediamo quando si asciuga se mi ha definito un pochino quella zona. Direi che posso fare un paio di lucette velocissime alle capocchie rosse qui, eccole qua. Un po' di luce qui, visto che queste sono molto grandine. Ecco qua. Lo rendiamo un po' più vivo, un po' più mosso, diciamo. Basta sfiorare, eh? Qui veramente non serve altro. Andate sull'angolo, sfiorate. Tentate di non coprire tutto in modo tale che appunto rimanga qualcosa. Vedete che tra l'altro col mignolo cerco un appoggio sulla miniatura per poter rimanere il più fermo possibile col pennello, tanto che riesco anche a parlare e non sbaglio comunque. Quindi insomma basta trovare un punto d'appoggio e questi piccoli particolari vengono fuori. Vedete come viene fuori viva subito la cappella del fungo. Quindi adesso qui si tratta di aspettare un attimino e finalmente chiuderemo la miniatura con dei pigmenti. Quando qui sarà tutto asciutto, dry brusheremo, finiremo la roccia, muschio, ciuffi e a quel punto magari un po' di bile per terra e poi ovviamente la cornice nera. Ok ragazzi, direi che per oggi è tutto, do ancora due ritocchi ma non faccio troppo, penso che ora ripasserò le vene, quindi vediamo un attimino sulle vene cosa fare. Ci vediamo nella prossima puntata dove finalmente chiuderemo il Trogoth. Penso che, non so se riesco a farvelo vedere a questa distanza, comunque si sta asciugando e lasciamo che si asciughi per poi fare i tocchi finali con i pigmenti che rendono tutto molto più impolverato, più reale. Metteremo quindi dei muschi, dei fiori, quello che vogliamo, insomma, in modo tale da rendere la basetta ricca e magari gli possiamo attaccare qualcosina anche persino in mezzo ai funghi, tipo dell'erbetta, qualcosa, in modo tale che sembri veramente vivo. L'erbetta, per esempio, potrebbe stare anche in mezzo al bastone e ovviamente i pigmenti andranno anche sulla pietra in modo tale che diventi più impolverata, più rovinata. Tra l'altro non mi ero accorto che la pietra è la faccia di un nano, della testa di un nano, di una
statua. E a questo punto, insomma, aspettiamo semplicemente che si asciughi per poter fare la fase finale, quindi una bella showreel dove lo facciamo girare per 20 secondi e ce lo guardiamo per poi passare alla puntata del drago. Vi farò anche altre puntate a brevissimo, proprio una dietro l'altra, con altri tutorial che ho in mente, fantastici. Vi ringrazio tantissimo per il feedback, perché mi avete dato veramente delle belle idee. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! We'll be right back.